Benvenuti in questo nuovo fantastico video. Come avrete letto dal titolo, ragazzi, questo è il video che è super attesissimo, che vi ho lanciato più volte la sfida di arrivare a 2500 mi piace per proporvi questo video. E ragazzi, oggi siamo qui perché vi dirò come rimuovere le ombre, o perlomeno diminuirle più che potete, da console. Come ben sapete, ragazzi, le ombre sono un bel problema su console. Ci, diciamo, limitano su console a vedere dei nemici completamente, appunto, vestiti di nero nelle parti d'ombra, in giro per la mappa, sotto gli alberi, nei box e quant'altro. Quindi, ragazzuoli, oggi vi dirò un metodo per vedere completamente tutto ciò che c'è dentro le ombre. Quindi mi raccomando, ragazzi, prima di iniziare spaccate il tastone mi piace per il rampaggione. Arriviamo almeno a 3000 mi piace per questo tutorial. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Attivate la campanellina per non perdervi altri video, perché porto sempre tantissimi consigli per chi gioca a console, PC e quant'altro. Inoltre, ragazzi, se mi volete supportare, usate il codice nel negozio oggetti rampeggianomali97 per supportarmi. E inoltre, ragazzi, io sono in live ogni giorno sulla piattaforma Viola. Trovate il link qua sotto in descrizione. Se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente al rampaggione. Detto ciò, ragazzuoli, iniziamo con il video. Ragazzi, benvenuti qui da Rampeggiano Mali. Oggi, ragazzi, siamo tornati qua con un nuovo fantastico video attesissimo, perché in questo video, ragazzi, vi dirò come, appunto, rimuovere le ombre da console. Come forse vi ricorderete, ragazzi, c'è stato un periodo veramente brutto per chi giocava da console, perché c'era quel periodo che, appunto, tramite la skin dei supereroi, uno si vestiva di tutto, appunto, in nero, e ovviamente a chi gioca da console faticava a trovare, appunto, dei nemici nelle zone d'ombra. O ad esempio, quando magari state facendo una box fight con un avversario, questo avversario si rinchiude in un box, voi magari li prendete il muro, entrate dentro e faticate un po' a vedere, capire dov'è l'avversario, perché appunto le zone d'ombra sono troppo effettive su console. Le ombre sono molto ma molto sparate. Invece, meno male, da PC, come ben si sa, si rimuove tutto, si può togliere le ombre e quant'altro, quindi, diciamo, per dare una fluidità maggiore al gioco. Però, ragazzi, le ombre, diciamo che sono una bella scocciatura su console. Quindi all'interno di questo video vi dirò come fare per risolvere questo problema delle ombre, per ridurre al massimo e dare massima visibilità al gameplay. Purtroppo però vi devo già avvisare che facendo ciò rinuncerete al fatto di vedere attraverso la tempesta. Cosa vuol dire? Come ben sapete, ragazzi, è cambiata la tempesta. In questa stagione la tempesta è molto più sparata, più accentuata, e si fatica a vederci attraverso. Vi avevo dato un daltonismo da utilizzare per vedere attraverso la safe all'interno di un video, andate a vedere il video se ve lo siete persi, o comunque ve l'ho caricato di recente. E ragazzi, oggi vi darò appunto questa soluzione per vedere benissimo attraverso le ombre. Quindi mi raccomando, ragazzi, spaccate il tastone mi piace, iscrivetevi al canale del Rampaggione e condividete questo video con tutti i vostri amici, fondamentale, ragazzi, e quindi niente, raga, non so se questo sarà il primo o il secondo video del giorno, penso di più il secondo. Se vi siete persi il primo, andatevelo a vedere, l'ho caricato questa mattina. E niente, ragazzuoli miei, detto ciò, io adesso vi faccio uscire un video di una clip che ho realizzato su console PlayStation 4 e vi faccio vedere come ho risolto il problema delle ombre. Ok, ragazzi, come starete vedendo, qua sono su console. Su console, ragazzi, come potete vedere, le ombre sono veramente un fastidio totale. Ok, come starete vedendo, appunto, c'è l'ombra dell'albero. All'interno di questo mezzo box si vede veramente scuro. Guardate ora cosa c'è da fare. Aumentate la luminosità chiaramente al massimo. Questo è il primo test, guardate la luminosità adesso, grazie ad aumentare la luminosità, come diciamo, le ombre si sono proprio schiarite tantissimo. C'è un ulteriore trucco che adesso andremo a vedere, se lo volete mettere lo mettete, se no no, ovvero mettere tritanopia. Adesso, mettendo tritanopia, ragazzi, le ombre saranno ancora più chiare, perché tritanopia accentua il colore. Qua ho fatto una prova con l'interfaccia utente, ho notato che comunque cambia relativamente poco, perché l'interfaccia utente serve per inscurire tutte le varie scritte e quant'altro. Comunque, come starete vedendo, ragazzi, adesso attraverso le ombre si vede veramente veramente bene. Adesso ho riprovato, appunto, tramite appunto solamente la luminosità, che comunque va già bene, però se volete aumentare ancora di più il fatto di vedere attraverso le ombre dovete mettere tritanopia. Ho fatto un test con gli altri daltonismi, però purtroppo, ragazzi, sono risultati tutti, vedete, troppo scuri. Le ombre sono diventate veramente veramente troppo scure. Qua addirittura senza il daltonismo, come starete vedendo, si fa veramente veramente fatica. Anche nonostante ciò, comunque la luminosità al 150% è buonissima, ragazzi. Adesso guardate,
provo ad abbassarla, guardate dentro il benzinaio come si vede, perché molti utilizzano 100, cioè guardate raga, è veramente veramente scura la cosa. Guardate invece 150% con tritanopia, cambia radicalmente ovviamente la visuale ragazzi, è pazzesco. Ovviamente ragazzi, questo è tutto ciò che possiamo fare da console, perché su console si è veramente veramente limitati, non si può andare a smanacciare nelle impostazioni di gioco. Ora qua cosa stavo facendo? Stavo provando appunto a fare un box a fatica, perché questo era l'account di appunto mia moglie. Come starete vedendo c'è i comandi tutti strani eccetera. Guardate come si vede bene dentro il box. Guardate invece se io metto a 100% la luminosità come tengono molti utenti e tolgo l'altonismo appunto tritanopia. Guardate che schifo, cioè non si vede praticamente niente. O perlomeno se state building fightando con un nemico, ora che editate, ora che capite dov'è il nemico, siete morti. Invece guardate qua che splendore. Già con 150% cambia tutto, e con tritanopia vediamo chiaramente tutto dentro il box ragazzi, veramente fantastico questo metodo ragazzi. Altra cosa che vi posso consigliare: controllate di non avere l'HDR attivo della vostra televisione o monitor, perché l'HDR calca moltissimo i contorni, calca moltissimo le parti scure, quindi ragazzi disattivate l'HDR se ce l'avete attivo. Comunque come avete visto ragazzi, il metodo è abbastanza semplice, dovete semplicemente aumentare la luminosità al 150% e mettere tritanopia, non dovete mettere assolutamente altre appunto daltonie, perché questa è la migliore. Io ora vi faccio vedere due foto ragazzi per farvi vedere la differenza. Guardate ad esempio questa foto raga che ho fatto, che magari ve la metto anche come miniatura. Guardate, questa è da lontano con appunto vedete tutto al 100% di luminosità. Guardate invece quest'altra parte, che è al 150% di luminosità con tritanopia, cambia veramente tantissimo. Guardate le ombre come si schiariscono, quasi sembrano inesistenti, è veramente una cosa fantastica ragazzi. Questo era il consiglio migliore che potevo appunto darvi per questo video. Invece adesso vi faccio vedere un'altra parte, un'altra foto, che questa qua ragazzi appunto è con luminosità 100% che ho fatto in un altro game, e qua guardate con tritanopia. Guardate chiaramente raga proprio il legno, guardate il legno che non c'ha più contorni, proprio non c'ha ombre, è proprio fantastico raga, veramente. Secondo me con questo metodo tantissimi di voi miglioreranno, saranno più agevolati. Logicamente ragazzi, ribadisco, facendo questo purtroppo verrete danneggiati per la safe, perché non potete vedere bene attraverso la safe, perché tritanopia calca, cioè bomba tantissimi colori, quindi ad esempio un rosa lo vedete veramente acceso e dentro la tempesta fate fatica. Però per quanto riguarda nei fight e quant'altro siete stravantaggiati, perché vedete tranquillamente tutto, mentre chi usa 100% di luminosità purtroppo fa veramente una fatica incredibile a giocare. Come starete vedendo raga, la differenza è veramente incredibile. Il tutto ragazzi ovviamente non tocca gli FPS, cioè sentite la play che casino che fa, incredibile. Comunque raga, non calerete di FPS, state tranquilli, non cambia assolutamente niente a livello di FPS o prestazioni eccetera sostanzialmente. Però cambia veramente il fatto che vedrete molto ma molto meglio le zone d'ombra, quindi se ci sono nemici nei cespugli, se ci sono nemici in casette o quant'altro, voi li vedrete tranquillamente grazie a questo metodo ragazzi. Spero di esservi stato d'aiuto ragazzi, mi raccomando spaccate il tasto di mi piace con questo aereo elicottero che sta per decollare. Mi raccomando ragazzuoli, condividete questo video con tutti i vostri amici che sono da console, questo metodo è funzionante per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox e quant'altro. E niente ragazzuoli, ma è qui la rampagione, è tutto, ci si becca con il prossimo video, oppure se volete passate a trovarmi in live sulla piattaforma Vio. Qui tutto bellino.